Ovviamente abbiamo sollevato una questione con molta forza. Credo che forse deve essere anche apprezzata la nostra sensibilità che durante il momento del picco della pandemia sanitaria abbiamo evitato, come dire, di fare una polemica che poteva sembrare non comprensiva, non comprensibile, non capita dagli altri, perché non è che non sapessimo quali fossero gli esiti poi, le determinazioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica. Non è che ci sia sfuggito una serie di inchieste che nel frattempo erano giunte a compimento. Adesso è venuto il momento, però un po', visto che parliamo di una gestione commissariale, parliamo di milioni e milioni e milioni di euro, parliamo di tanti scandali, la responsabilità politica e istituzionale del presidente De Luca appare evidente. Noi abbiamo un'inchiesta importante della Procura di Santa Maria Capua Vetere che si è conclusa con un avviso conclusione indagini che riguarda una persona molto legata al presidente De Luca. Tralascio l'inchiesta della Procura di Torre Annunziata, che pure mi sembra coinvolgere un esponente di spicco del Partito Democratico. Tralascio che il Comune di Napoli è parte offesa, il 6 dicembre del 2019 eravamo andati per costituirci parte civile, poi il processo è stato rinviato al 1 ottobre del 2020 per fatti molto gravi che riguardano non solo la persona a noi nota di Alfredo Romeo, ma anche l'attuale dirigente dell'ASL Napoli 1 Verde Oliva, per fatti molto gravi. Lui è stato il nostro interlocutore in questi mesi e che noi l'abbiamo riconosciuto come interlocutore istituzionale scelto dal presidente della regione, però in questo momento insomma, credo che ci sia il diritto dovere di sapere l'esito di quella che è la cosa poi più grave di tutto questo coacervo di nebulosità, di vicende penali gravissime che attraversano ancora oggi una sanità, è sapere se l'ASL Napoli 1 è infiltrata dalla camorra a tal punto da provocare uno scioglimento. Cioè non possiamo attendere, questi stanno realizzando opere pubbliche, stanno gestendo denaro pubblico, ci sono finanziamenti. Credo che i lavori del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica siano terminati i primi di marzo, aprile, maggio. Il Ministero avrebbe dovuto decidere probabilmente a giugno, ci dovevano essere elezioni a maggio, adesso pare che ci sono elezioni a settembre. Ho letto una dichiarazione di fonti del Viminale che si può decidere fino a dicembre. Io comprendo, capisco i tempi degli accertamenti, capisco anche che non è il maxi processo a Cosa Nostra, capisco anche che noi sinceramente, io da sindaco di Napoli, devo sapere, ci saranno dei tempi tecnici ma non possono essere i tempi di settembre, cioè dobbiamo sapere adesso che si pone un tema di credibilità. Poi quello che esce fuori da report c'è poco da commentare, c'è la responsabilità politica del presidente De Luca sulla sanità è clamorosa. Abbiamo visto tutti come abbiamo iniziato il momento pandemico con 300 posti in terapia intensiva su 6 milioni di abitanti, ospedali smantellati, pronto soccorsi chiusi, poliambulatori, mascherine inesistenti, tamponi, test serologici, medici di base che protestavano. Cioè, questo è il quadro, mentre come dire, cioè, chi si metteva stellette e galloni da inchieste giudiziarie, inchieste giornalistiche, da ultimo report sta uscendo una fotografia davvero inquietante. Quindi su questo che si valuteranno, come dire, le cose, ma nonostante questo noi continuiamo a dialogare, come lo sapete, continuiamo, come dire, a sperare
che ci possa stare un dialogo istituzionale all'insegna della correttezza, della trasparenza, consentitemelo di dire, il fatto della sanità, sono temi che veramente attengono ai bisogni primari dei nostri concittadini.